ready for the grand finale, siamo pronti per il gran finale, ma prima di chiudere abbiamo visto qual è stato il grande impatto di una tecnologia a basso costo con l'atteggiamento del maker per affrontare grossi problemi, ma c'è anche il lato oscuro della tecnologia. Per esempio, quando buttiamo i nostri dispositivi, dove va tutta questa elettronica? E Isaac Brown ha fatto un film, purtroppo non ha potuto partecipare e quindi ci ha mandato un video. Hello, my name is Isaac Brown. I'm the director of Terabyte. Here in America, where I'm from, Americans make up 5% of the world's population, but we consume a quarter of the world's resources. This is an issue that really drives my documentary work, and I'm always finding new ways of talking about this phenomenon. Terabyte traces the life cycle of computers from creation to disposal and examines a lot of the different realities of a quando avrò buttato via la vita delle persone che ruota intorno a queste macchine. Grazie per aver dedicato del tempo alla visione di questo film. Se c'è qualche cosa che vi interessa aver visto il film, visitate il nostro sito web terablight.com e andate alla pagina Take Action, dove ci sono vari link che vi possono spiegare come si può fare la differenza su questa questione così importante e quanto mai. For a long time in the world of numbers, man has been developing tools to help strumenti che lo possono aiutare a gestire tutta una serie di compiti e cose. La rivoluzione del mondo è sempre più estesa e c'è un significato nel termine la rivoluzione dei computer, perché aumentano. Considera, ogni di questi monitor ha tutta una serie di LED nel vetro. Quando vengono schiacciati i LED ti finirà nell'acqua. Noi come società dobbiamo allontanarci dal termine e-waste. Nulla di questo è scarto, è un bene, non c'è nulla che sia nel computer, nel lettore DVD, nulla che non si possa utilizzare. Non so tutta la tecnologia da dove viene o viene, va a finire in realtà. Tutti questi strumenti che poi non vengono più utilizzati, non sono più funzionali. La domanda è perché gli Stati Uniti scaricano in Ghana tutti questi strumenti. La protezione ambientale degli Stati Uniti dovrebbe sapere bene dove queste cose andrebbero e vanno scaricate. Tutti quanti devono sapere che c'è un problema di inquinamento qui, è una cosa che non va nascosta, che non deve essere nascosta. Un documentario che parla del ciclo di vita del computer. Ok. Terablight, this is the problem that we as a maker should address.